occupiamo principalmente di test di medicina predittiva. La medicina predittiva è quella medicina che si affianca idealmente alla medicina preventiva. Il nostro mondo originariamente è stato quello della diagnosi prenatale. Noi abbiamo elaborato e brevettato e validato clinicamente un test sul DNA fetale libero circolante. Cosa vuol dire? Quel DNA del bambino che è nella pancia della mamma ma che circola nel sangue della mamma. Quindi noi andiamo a prelevare, prendiamo un campione di sangue periferico della mamma e poi da quello estraiamo il DNA del bambino che è nella pancia e andiamo a vedere se ci sono delle aneuploidie, cioè se alcuni cromosomi sono correttamente duplicati oppure c'è stato qualche problema nella duplicazione di questi. Il caso più eclatante, più famoso e più conosciuto è quello della coppia 21 e quindi della sindrome di Down. Già questo era possibile, ma con la metodica invasiva, tutti conoscono le amniocentesi e le villocentesi, che purtroppo hanno una mortalità dell'1% e devono essere fatte in un periodo della gravidanza più avanzato. Il nostro test può essere fatto dalla 10ª settimana, quindi un periodo molto precoce della gravidanza, e non è assolutamente invasivo, quindi non dà nessuna abortività. Diceva medicina predittiva, quindi in campo neonatale, ma anche in campo oncologico. Sì, noi abbiamo un test da tampone boccale per il breast cancer 1 e 2, che tradotto sono i due geni che fanno la spia alla familiarità con il tumore al seno e all'ovaio. Per cui, per esempio, tutte le donne e gli uomini, perché purtroppo il tumore al seno non è una competenza solo delle donne, colpisce anche l'uomo, in percentuali molto più piccole, ma colpisce anche l'uomo. Per cui tutti gli uomini e le donne che abbiano avuto un episodio di tumore al seno entro perlomeno il primo grado di parentela dovrebbero fare un test del genere, il quale gli dirà se hanno una familiarità genetica, quindi non genetica, al tumore, e prendere provvedimenti. Per esempio, pochi sanno che esistono delle terapie preventive, cioè nel senso, purtroppo delle mutazioni a questi due geni per cui ho una probabilità molto alta di familiarità. Gli oncologi possono istituire delle terapie preventive, quindi renderlo molto, addirittura evitarne il conclamarsi oppure renderlo molto meno invasivo. E al di là del piacere di ritornare a casa madre, che è la Toscana, perché questo progetto nasce in Toscana e poi emigra al nord, quindi ritorniamo a casa, il fatto che fra le tante prerogative una in modo particolare ci interessa, che è quella dello sviluppo futuro di TLS come biobanca. Noi, facendo il test sul DNA fetale, abbiamo a disposizione un qualcosa di estremamente prezioso, che è un DNA di origine, cioè quindi un DNA che non è stato ancora contaminato né da stili di vita né da alimentazione, niente, che potrebbe essere idoneo per tutta una serie di studi comparativi molto interessanti e anche fruttuosi da un punto di vista proprio medico-sanitario. Per cui questa cosa ci permetterà di collaborare in maniera fattiva, infatti è nostra intenzione diventare parte attiva di TLS, non solo affiliati passivi.